Prego Roberto, mentre tu ti concentri, io vi ricordo che domani alle 16.50 ha ancora un altro meraviglioso appuntamento con Antonella Clerici, lo zecchino dell'applauso! Riascolteremo! Domani pomeriggio riascolteremo tutte le 12 canzoni e poi dopo lo zecchino d'oro arriva. Stavo per dire, una sera che lo. Veramente non si può lavorare così, comunque l'eredità va avanti, va avanti. La cuffia per il nostro Roberto, giochi per questa cifra fantastica, ma adesso l'unico pensiero è scegliere bene le parole. Sono 10, devono diventare 5. La prima, quale sarà? Male. Sale. Sale. Ghigliottina. Ripartiamo da male e scegliamo prendere o scegliamo perdere? Prendere. Ghigliottina. Era meglio perdere. Ripartiamo. Roberto, non ti avvilire. Ordine oppure confusione? Ordine. Ghigliottina. Bene, 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 bene. La quarta quale sarà? Campo oppure campagna? Campagna. Ghigliottina. Proviamo a difendere questi 22.500 euro scegliendo bene fra cultura e natura. Cultura. Ghigliottina. Calma, giochiamo per 11.250 euro e le parole sono, ci sono costate un po' tanto Roberto, ma le abbiamo trovate. Male, perdere, ordine, campo, natura. Roberto, hai un minuto da adesso per trovare la parola che ti fa vincere. Dai! La prima sera da campione di Roberto, la prima parola scritta, il primo duello con le parole. Roberto, mi piace da morire, non ti chiedo neanche che ne pensi, voglio vivermi tutto come se fossi da casa, qui insieme alle amiche e agli amici, come se fossi seduto con loro in teatro, oppure con qualcuno a casa, un mio amico, una mia amica, con mia mamma, dice la ghigliottina, il nuovo campione, Roberto. Guarda, guarda, adesso lo puoi guardare dal vivo, guarda, guarda, che fanno? Che fanno? Se esponono, se... Volete la busta? La busta? La busta, volete la busta? Per 11.250 euro, la parola con cui cerca di vincere Roberto stasera è fiori. Ha scritto fiori il nostro Roberto. E secondo me è un innamorato della poesia, prego spiega tu, ma se io vedo fiori e vedo male, penso che hai scelto la collezione di poesie
I fiori del male, flor de mal. Come? Ci sta, però si sta. Di Baudelaire. E poi? Campo dei fiori. Campo dei fiori. A Roma. Chiama Roma. Ragazzi, Campo ma dei fa fiori. Un omaggio anche una delle piazze più belle del mondo. Roberto. Grazie. Natura. La natura e i fiori, cioè. Fiori, ci sta. Fiori in natura, come no? Beh, posso fare un ordine di fiori? Un ordine di fiori, sì, si fa. Cioè. Per l'innamorata, per chi vuoi. Ci sta anche quella? Sì. Perdere i fiori. Perdere li hai ordinati fiori. E poi li perdi. Ah, certo. Con Guerre Stellari come siamo messi? Piace, interessa? Molto, ragazzo? Molto. Bene. Forza? Forza? Quando si muovono quelle in Guerre Stellari non è al singolare. Forze del male, forze. Le forze del male. Cinque lettere c'erano, però. Comincio per F. Certo, ma io quando ho girato ho visto F, dico, oh, forze. Perde le forze, cavolo, sì, perde le forze. Non ti tornano le altre? Con fiori eri riuscito a farcele entrare, con sì. Queste? Forze del male. Le forze del male, le altre? Perdere le forze. Perdere le forze, ci accasciamo. Le forze dell'ordine, classico. Che fanno un durissimo lavoro, le nostre forze dell'ordine. Le forze in campo, sia in una partita di calcio, in qualsiasi partita. Preferiamo pensare e ragionare allo sport e non agli eserciti no, in no, campo. No, mai. Ma è quello, le forze in campo, anche quello? Sportivi al massimo. E poi, natura? Eh beh, ne parliamo ogni giorno, ahimè, perché le forze della natura, i fenomeni atmosferici sempre più violenti, quello che l'uomo dai ha fatto, perché appunto, come dire, non ha protetto, non ha custodito e quindi ahimè dobbiamo fare i conti con le forze della natura, poi le forze in campo, le forze dell'ordine, perdere le forze del male, ahimè, la parola stasera non è fiori, è forze. Ci rifaremo, Roberto! Ci rifaremo!